Piaciuto? Sì. Impossibile? Sì. Come è avvenuto tutto questo? Lo impariamo ora subito insieme, ma senza di lei. Ciao ragazzi, bentornati nel canale e benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi vi mostro e vi insegno una magia veramente antimago. Questa magia è del libro di Carl Fulves di giochi di magia automatici e il nome di questo effetto è appunto la magia per stupire un mago. Si tratta di un effetto piuttosto semplice, incapibile per gli occhi dello spettatore, incapibile per gli occhi di un prestigiatore, e particolarità di questo effetto, come di molti effetti di Carl Fulves, il mazzo è quasi completamente gestito dallo spettatore stesso. Non voglio divulgarmi troppo con le parole, quindi io come sempre vi invito a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Vi ricordo che potete trovarmi anche su Instagram con il nome di Marco Magic Paolucci. Sì, ho dovuto cambiare il mio nome perché mi era stato creato il profilo, quindi mi trovate come Marco Magic Paolucci. Detto questo, vi lascio la mia intro e ci vediamo subito dopo per la performance e per il tutorial. Buona visione, ragazzi! Ciao ragazzi e ciao, ciao Alessia, bentornata nel canale, benvenuta a questo nuovo video e sei pronta per l'effetto di oggi? Pronta. Oh, ok, queste cose mi piacciono tantissimo a me. Allora, devi sapere che nell'effetto di oggi noi faremo un vero e proprio miracolo, ok? Andremo oltre, ok? Sì. Tu mi aiuterai per tutto questo effetto, ok? Okay? Sì. E questo effetto ha una particolarità. Perché è straordinario sia per gli occhi di uno spettatore che per gli occhi di un prestigiatore. Questa viene intitolato, viene chiamato, no, come l'effetto che può stupire un prestigiatore professionista. Tanta roba, eh? Allora, innanzitutto il mazzo può essere tranquillamente mescolato e tagliato, ok? Anzi, guarda, siccome tu mi aiuterai per questo effetto, ti chiedo di tagliare e completare, quindi fai dei tagli e completa. Poi se vuoi puoi anche mescolare, non c'è problema. No. Ok, ok, va benissimo così. Vai. Solo una volta? Ah, posso fare una volta. Puoi fare tutte le volte che vuoi. Ok. Ok? Soddisfatta? Sì. Posso fare un taglio anch'io? Ok. Sì. Vuoi che dia anche un'altra mescolata oppure no? Sì. Ok, allora guarda, vado a dare anche una mescolatina. Ok. Stop. Quando vuoi? Ah, stop. Vuoi che do ancora un altro mescolatino o no? Sì, non ero attenta. Mi fermo? Ok, sì. Va benissimo. Vuoi che dia un altro taglio? No. Ok, allora, ora tu mi darai mano, ok? Quindi ti chiedo di tagliare una porzione dove vuoi. Ok. Da dove tagli, prendi la carta. Aspetta, non vorrei, quindi tagli, prendi la carta. Okay. No, sai, perché può essere difficile, no? A quest'ora poi che sono le 9 e 5 di sera, ok, prendi la carta, okay, la guardi, la ricordi, allo stesso modo faccio anch'io, ok? Sì. Falla vedere anche in telecamera, io mi giro. Okay. Ce l'hai? Vai, ce l'ho. Ok, riposala pure sul mazzetto. Tuo? Il mazzetto dove hai tagliato. Ok. Okay. E non guardare la mia, no, la guardo io e la faccio vedere anche in telecamera, ok? Ok. Non la guardata, vero? No, no, ok. Giuro. Ora, ancora una volta, taglia e completa. Oh mamma. Bravissima, ancora una volta, taglia completa, come vedi ti rendo partecipe del taglia completa, ok, taglia completa, dai. Ok, ora ti chiedo una cosa molto semplice in realtà da fare, ok, ti chiedo di fare quattro mazzetti, carta dopo carta, ok, l'hai già fatto, sai già come si fa, quindi fai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fino a finire l'intero mazzo di carte. Va bene. Bravissima, ora il cubo di Rubik lo metto di qua perché vedo che ti dà noia. Io nel mentre, per perdere un po' il tempo, speo la mia sigaretta, ok? Dalle nostre parti si dice speo, non so come si dice da voi, fatemelo sapere nei commenti.
Cioè, proprio ti stai annoiando. Sì, io ho visto un po' per passare un po' il tempo. Ok, a te dire, a te ti faccio fare il lavoro. Mi sembra anche a me. Mentre io vai, me la rilasso. Ok. Ho fatto solo un paio, deve essere troppo veloce. Ecco un altro. Non sono bravo con le sigarette. Ok, hai realizzato 4 mazzetti? Sì. Giusto? Ora, liberamente ti chiedo di sceglierne uno. Ok, io scelgo questo qui e li vado a mescolare insieme, ok? Ok. Così. E ne rimangono due, ok? Anche questi due li vado a mescolare insieme, ok? Sì. Ottimo. Ora vado a mescolare questi due mazzetti insieme. Ok? Un po' alla meglio peggio. Cosa abbiamo appena fatto? Macello. No, in realtà non più di tanto. Abbiamo appena mescolato 26 carte di faccia con 26 carte di dorso. Giusto? Quindi da un lato avremo 26 carte girate di faccia, dall'altro 26 girate di dorso. Torna? Mm-hmm. Ok. Ora, io e te abbiamo scelto una carta. Sì. Che carta avevi scelto tu? Dico. Sì, sì. Dillo. Sette di fiori. Sette di fiori. Io invece avevo scelto, se la memoria non mi perché il jack di cuori. Ok. E non sarebbe veramente impossibile se il jack di cuori fosse l'unica carta rossa in mezzo a tutte carte nere, giusto? Sì. Ok? Perché è la mia scelta. E dall'altra parte noi abbiamo tutte carte rosse con una sola carta nera. Che carta avevi scelto? Sette di fiori. Il sette di fiori è l'unica carta rossa in mezzo a tutte le carte. È l'unica carta nera in mezzo a tutte le carte rosse, mentre la mia era l'unica carta rossa in mezzo a tutte le altre carte nere. E questo lo puoi constatare con i tuoi occhi. Piaciuto? Sì. Impossibile? Sì. Come è avvenuto tutto questo? Lo impariamo ora subito insieme, ma senza di lei. Bene ragazzi, eccoci arrivati al tutorial, che come vi ho detto si tratta di un qualcosa di molto semplice, pur essendo un miracolo, come avete visto dalla performance. Innanzitutto abbiamo bisogno di una preparazione, la preparazione dell'intero mazzo di carte, ovvero una sequenza alternata di carta rossa, carta nera, carta rossa, carta nera, carta rossa, carta nera, per tutto il mazzo. Ah, cosa molto importante, deve essere un mazzo completo, quindi un mazzo di 52 carte. 26 carte rosse, 26 carte nere alternate. Questo è l'unico requisito di cui abbiamo bisogno per eseguire questo effetto. Quindi, una volta che avete fatto questo setup del mazzo, dell'intero mazzo di carte, siamo pronti per partire. Cosa molto importante, Carl Fulves non diceva di mescolare il mazzo di carte, ma come sapete a me non piace per niente il fatto di non poter mescolare il mazzo di carte, anche perché per gli occhi dello spettatore mescolare o non mescolare il mazzo di carte cambia completamente. E quindi come possiamo fare? Come ovviare a questo problema? Naturalmente non possiamo fare un miscuglio all'americana perché sennò salta tutto, ok? Cosa possiamo fare? Possiamo fare un miscuglio nel cavo della mano, carta dopo carta, basta che ci fermiamo sempre sul numero dispari. Cosa succede? Succede che in realtà noi non cambiamo l'ordine del mazzo, ve lo mostro. Mescolo un po' il mazzo, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, boom, chiudo. Noi non abbiamo per niente invertito l'ordine del mazzo. Come potete vedere sono sempre rossa, nera, rossa, nera, rossa, nera. Cosa molto importante, bisogna sempre fermarsi sul numero dispari, perché se ci fermiamo sul numero pari, 4, vedete che rossa, rossa vanno a toccarsi e poi dopo andranno a toccarsi tagliando il mazzo nera, nera. Quindi, cosa molto importante, mescolare il mazzo di carte e fermarsi sempre sui numeri dispari. Altra cosa importante, perché non farsi fermare dallo spettatore? Perché non rendere partecipe il più possibile lo spettatore, quindi scegliendo lui quando doverci fermare? Bene, semplicissimo, chiederemo al nostro spettatore di fermarci in un punto qualsiasi, noi nel mentre contiamo le carte, quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, supponiamo che lo spettatore ci fermi qui, bene, boom, ne buttiamo giù un'altra e chiudiamo. Se ci ferma sul numero dispari, ci fermiamo al numero che ci dice, cioè ci fermiamo appena ci dice stop. Se ci ferma sul numero pari, bene, tiriamo giù un'altra carta e poi richiudiamo.
Questo per coinvolgere il più possibile lo spettatore. Quindi, come avete visto, non è vero che non si può mescolare il mazzo di carte, perché lo si può mescolare naturalmente facendo questo miscuglio qua, senza fare nessun altro miscuglio, perché le carte non devono intersecarsi, come vi ho appena spiegato. Naturalmente potete fare dei finti miscugli, finti tagli, nessun problema. Tutte le cose che non variano il mazzo di carte è ammesso. Quindi anche tutti i falsi miscugli li potete fare tranquillamente, perché non cambierà assolutissimamente l'ordine del mazzo. Naturalmente il mazzo può essere tagliato, e questo lo può fare anche il nostro spettatore, perché tagliando e completando il mazzo, ancora una volta, non variamo mai l'ordine del mazzo, perché sempre andranno a ritoccarsi carta rossa con carta nera, sempre, in ogni caso. Naturalmente non può fare tre mazzetti, deve essere sempre fatto con taglia e completa, taglia e completa. Tutto questo perché? Per coinvolgere lo spettatore. Una volta che il nostro spettatore è soddisfatto dei miscugli e dei tagli, bene, lo inviteremo a alzare una porzione e andare a prendere la carta appunto dove ha tagliato, quindi in questo caso qui il 5 di fiori. Noi dovremo andare a prendere la carta subito dopo, quindi in questo caso il 7 di cuori, e per far sì che questo effetto avvenga, lo spettatore dovrà riposare la carta per prima e noi per secondi. Quindi, come potete capire, abbiamo invertito l'ordine di queste due carte. Quindi lo spettatore taglia, piglia la carta, in questo caso 5 di fiori, noi andiamo a prendere la carta subito dopo, 7 di cuori, lo spettatore riposa la carta, noi riposiamo la carta, richiudiamo il tutto e sostanzialmente ciò che deve avvenire è già avvenuto. Perché dividendo, come ho fatto nella performance, il mazzo in 4 mazzetti, andando a mescolare fra di loro, risulterà il miracolo che avete visto nella performance. Ve lo mostro subito, quindi andiamo a realizzare i 4 mazzetti. Spero si possa vedere bene, sì, ok. Anzi, lo faremo fare al nostro spettatore di completare i mazzetti. Scusate, non voglio perdere, ok. Ok, come potete vedere, fatti i 4 mazzetti. Arrivati a questo punto, cosa molto importante, i mazzetti che devono andare ad unirsi sono a coppia, quindi sono alternati, quindi o questi due o questi due. Come fare? Bene, qui mediante la scelta del mago, sostanzialmente. Quindi o chiediamo al nostro spettatore di tappare due mazzi, poi di alzare una mano, e quindi in base a quella che tiene coperta, quella sarà la sua scelta e noi andremo a fare un'altra scelta. Oppure, come ho fatto nella performance, guarda, scegli tu un mazzo, l'altro lo scelgo io, e anche qui no, nessun problema. In base a quello che piglia lo spettatore, noi andiamo a prendere il mazzo che ci serve. Vi ricordo che devono essere presi alternati, in modo tale che rosse e rosse vadano tutte insieme e nere e nere vadano a mescolarsi tutte insieme. Naturalmente all'interno di un mazzetto nero ci sarà la carta rossa, all'interno di un mazzetto sì, rosso, ci sarà la carta nera, che saranno le due scelte. Supponiamo che lo spettatore scelga il primo mazzetto, bene, il primo mazzetto deve andare con il terzo, perché vedete sono rosse rosse, e in questo caso andiamo a mescolarli appunto insieme. Ta-ta, mescoliamo insieme, perfetto. Questi altri due mazzetti uguali andranno a mescolarsi l'uno con l'altro. E una volta fatto questo, chiederemo al nostro spettatore di scegliere uno dei due mazzetti da capovolgere di faccia. Supponiamo scelga questo mazzetto qui, andremo a mescolare insieme questi mazzetti così, e cosa accadrà? Accadrà che da un lato ci saranno tutte carte rosse con l'unica carta nera presente, la carta scelta appunto all'inizio, mentre dall'altra parte ci saranno tutte carte nere con l'unica carta scelta, che sarà appunto il 7 di cuori, ovvero le scelte di noi mago, e lo scelto del nostro spettatore. Bene ragazzuoli, eccoci arrivati al termine anche di questo effetto. Io spero vi sia stato utile e spero vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel like sotto a questo video. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Io vi mando un abbraccio virtuale, ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzi!